Ciao a tutti, benvenuti, sono sempre io la Vispa Teresa. Oggi preparo le patate al forno all'anice. Vediamo un po' gli ingredienti. Abbiamo del pan grattato quanto basta, tre cipolle piccole, vedete, sono piccine. Poi abbiamo dei semi di anice, qui invece un mix di rosmarino secco, salvia, pepe e un po' di aglio secco. Patate olandesi, olio e sale. E cominciamo. Ecco qua, sbucciamo le nostre patate, vediamo la buccia, così, se c'è qualche puntino nero si va un po' più a fondo, ovviamente, e le sbucciamo. Dopodiché li facciamo a pezzettini così più o meno, vedete? Più o meno così, e li mettiamo qui a bagno, in acqua fredda. Eccoci, adesso sono qui a bagno, dopo andremo a sciacquarle con acqua fredda corrente. Adesso sto tagliando le cipolle, prendiamo la buccia ovviamente, ecco così, parte più dura, sono piccine però sono buone. E poi le tagliamo così grossolanamente. Allora, le ho sciacquate bene sotto l'acqua corrente, nel frattempo io ho messo a bollire questo pentolone con dell'acqua, adesso mettiamo del sale, così, due o tre puntine di sale, poi cominciamo a mettere le nostre patate piano piano perché schizza e facciamo bollire 5 minuti di orologio, 5 minuti poi le scoliamo. Eccole qua, le stiamo scolando piano piano. Eccoci, adesso stiamo mettendo l'olio. Non ne servirà molto perché questa teglia è antiaderente, però lo mettiamo. Dopodiché un altro pizzichino di sale. Così, poi il mix di prima, che vi ho detto. Così. Poi semi di anice e mescoliamo il tutto intanto. Eccoci, sto mettendo un po' di pan grattato sopra, spolverizziamo. Adesso mettiamo in forno per circa una mezz'oretta a 40 minuti. Però i primi 10 minuti mettiamo la carta d'alluminio. 180 gradi, mezz'ora, 40 minuti, però dopo 10 minuti levate la carta e le fate andare fino a fine cottura, fino a doratura. Tra un po'. Eccoci, sono pronte! Le mie patate con semi di anice sono pronte! C'è un profumo buonissimo, dovete provarle. Vi ricordo di cliccare sempre la campanella perché così vi terrò sempre aggiornati. E mettete anche un bel like perché mi fa molto piacere. Mi trovate anche in Instagram, VispaTeresa08, con i miei reel e foto del piatto. Poi mi trovate alla mia pagina Facebook, il mio gruppo Facebook, la Vispa Teresa, in blog.com e in Pinterest con le ricette della Vispa Teresa. Io adesso vi saluto, un bacio, ciao, alla prossima!